Ecco la recensione dell'adattatore USB del TF101. Una volta acquistato all'interno della confezione, come potete vedere, troviamo l'adattatore e un piccolo manuale con le istruzioni. L'adattatore è molto piccolo e facilmente trasportabile. Accendiamo il TF101. Come potete vedere, l'adattatore è in grado di supportare qualsiasi dispositivo USB e può essere collegato direttamente al tablet utilizzando il connettore. Purtroppo il connettore è molto fino e collegandolo al tablet c'è il pericolo che questo si spezzi completamente. La connessione, come avete potuto vedere, è molto semplice. Basta collegarlo subito sotto ed è subito operativo. Andiamo a testare una semplicissima pendrive. Sblocchiamo il tablet e colleghiamo la pendrive Il tablet mostra subito che la pendrive è stata inserita correttamente. Per accedere ai file basta premere su archivio esterno e selezionare. Li concina con una cartella. Come potete vedere, ci mostra immediatamente i file contenuti all'interno della pendrive. Ora andiamo a testare il mouse. Prendiamo il mouse e lo colleghiamo direttamente nell'adattatore. Come vedete, il mouse è operativo e la freccia si muove senza problemi.